A Giulianova sono state oltre 2.800 le multe rilevate dai sistemi semaforici T-RED, i dispositivi cosiddetti intelligenti che disciplinano il traffico e fotografano eventuali violazioni. Nello specifico sono state circa 1.500 le infrazioni rilevate dagli agenti della Polizia Municipale attraverso il semaforo posizionato in corrispondenza della strada statale 16 e circa 1.300 sul semaforo collocato sul bivio di Bellocchio. Abbiamo in realtà ottenuto il risultato di passare da 1.000 infrazioni mese a circa 300, quindi l'azione preventiva oggi è indiscutibile. La volontà è quella di andare a rilevare attraverso questi apparecchi solamente quelle infrazioni gravi e che quindi insomma, possono essere pericolosi per l'incolumità e sono appunto l'infrazione con il rosso semaforico. Le altre infrazioni invece magari come il superamento delle strisce, quello verrà limitato alla verifica e al controllo da parte degli agenti competenti che lo rileveranno così come si dice bene o male in fragranza. A fine novembre però il poco amato sistema di rilevamento T-RED verrà interrotto. Finisce infatti il primo periodo di 4 mesi previsto dal contratto. Mentre dal 1° di maggio 2024 il rilevamento elettronico della violazione tornerà in funzione per ulteriori 8 mesi. Beh, il bando lo abbiamo proprio voluto in tal senso, non volevamo un impianto permanente, ma bensì abbiamo inserito nel bando 12 mesi su 24, quindi un servizio al 50%, perché quello era l'obiettivo, cioè quello di far prestare sempre la massima attenzione a quelle infrazioni che sono realmente pericolose e che, come dicevo, vengono rilevate, vengono anche e in qualche modo portano a un'azione preventiva. Il risultato ha portato ovviamente anche delle risorse all'interno delle casse comunali, ma voglio comunque sempre ricordare che quelle risorse poi sono in realtà della città tutta e serviranno per, e servono per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza della circolazione stradale.